Nessuna pregiudizievole contrarietà alla candidatura di Francesco Menna alla presidenza della provincia di Chieti, ma solo una rivendicazione della centralità del ruolo della città capoluogo. Così Paolo De Cesare, vice sindaco del comune teatino ed espressione del civismo che a Chieti ha sostenuto attivamente l'elezione di Diego Ferrara a sindaco, risponde all'indomani dell'annuncio di Gianni Cordisco, segretario provinciale del PD, in merito alla candidatura di Francesco Menna, sindaco di Vasto, espressione del centrosinistra per la presidenza della provincia. Le candidature per il rinnovo delle cariche amministrative dell'ente dovranno essere depositate entro questo fine settimana per poi procedere al voto il prossimo sabato 18 dicembre, quando sindaci e consiglieri dei 104 comuni della provincia saranno chiamati a individuare il successore di Mario Pupillo, ex sindaco di Lanciano e presidente della provincia di Chieti per due mandati consecutivi. Sono giorni decisivi dunque per la politica locale, che dovrà trovare la quadra tra partiti e civici per giungere infine alla formazione delle liste che dovranno sfidarsi a suon di voti il prossimo 18 dicembre. E se in provincia di Chieti il centrosinistra sarebbe in vantaggio sul centrodestra per il peso dei voti che hanno consiglieri e sindaci di Chieti, Francavilla al Mare e Vasto, attrazione PD, i giochi restano comunque ancora aperti, nonostante la candidatura di Menna, con De Cesare che però ribadisce la lealtà alla coalizione che guida la città, escludendo rotture con il centrosinistra. Noi non abbiamo mai detto no a Menna, abbiamo semplicemente detto che il capo luogo deve essere di provincia, deve essere preso in adeguata e giusta considerazione, che deve assolutamente dire la sua anche per quelli che sono i rapporti con tutto il territorio. Sono tantissimi anni, circa una ventina o poco meno, che non esprime il presidente della provincia, e per quella che è la congiuntura favorevole in questo momento avrebbe potuto tranquillamente esprimere, e io credo che possa ancora farlo, il sindaco di Chieti Diego Ferrara. Darebbe una grande forza al capoluogo, che è poi trainante per tutto il suo territorio. Assolutamente non ci sono personalismi, nessuno mai ha detto no a Francesco Menna, che reputo un bravissimo sindaco, una persona corretta e una persona stimata. Il PD però avrebbe espresso, diciamo, delle preferenze per il sindaco di Vasto. Come troverete la quadra? Noi chiedevamo una maggiore concertazione, visto che non si è tenuto un tavolo di confronto, ma con noi, come tanti altri movimenti civici presenti sul territorio provinciale, quindi chiedevamo una maggiore concertazione, sempre rispettando chiaramente i nostri alleati di governo attualmente, che sono quelli del centrosinistra e del Partito Democratico. Però ecco, ci siamo anche noi, e anche noi vogliamo dire la nostra, così come diamo dimostrazione del nostro rispetto e della nostra correttezza, appunto, vorremmo che altrettanto sia fatto con noi.